Dottor Parruti, della variante inglese ormai ne abbiamo parlato tanto e soprattutto è tanto presente, purtroppo. Si è parlato di sudafricani, di brasiliane, ora vengono fuori anche le newyorkesi. Purtroppo questo virus ha una capacità di mutare molto importante che diventa tanto più tale, tanto più in essere, quanto più aumenta la pressione selettiva parziale su questo virus. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo riuscire rapidamente a vaccinare tutta la popolazione a rischio di contrarre questa infezione, perché se noi riusciremo ad avere dei soggetti o perfettamente immuni, questo è un punto importante che vorrei fare, quindi che se prendono la malattia, non, se prendono l'infezione non sviluppano malattia, copertura top, oppure dei pazienti, delle persone che hanno avuto una vaccinazione per mille ragioni un po' meno efficace, ma che garantisce in caso di infezione naturale una breve durata dell'infezione. Bene, in queste condizioni il virus non è in condizioni in generale di mutare molto ancora. Quindi noi abbiamo questa priorità assoluta, porre la nostra popolazione in condizione di avere o nessuna infezione, o una durata breve dell'infezione, perché in queste condizioni, quando l'ospite ospita per poco tempo il virus, questo non riesce a fissare nuove mutazioni. Dobbiamo assolutamente evitare uno stato di cronicità di circolazione della infezione nella nostra popolazione ed è questa la ragione per cui tutti i governi europei e internazionali stanno ponendo tanta priorità sullo sviluppo di vaccino per tutti. Se ho capito bene, dunque, più che una vaccinazione, una protezione indiretta, se vogliamo, contro queste varianti, perché se non è specificatamente mirata sulla newyorkese, faccio un esempio, ma il fatto stesso che una persona diventi immune, ecco, frena i tempi del vaccino, Certo, non gli dà modo di variare in newyorkese o quella. esatto, esattamente così. Cioè, se ci sono delle remore verso questo o quell'altro vaccino, io pregherei tutti veramente di superarli il più presto possibile, perché l'obiettivo che dobbiamo avere è che questo tipo di virus non riesca a avere facile gioco con la nostra specie e non riesca a essere albergato nel nostro naso per troppo tempo, perché quando l'infezione va a lungo è pericolosa. Trova così bene che comincia a spostare l'arredamento. Esatto.